Oggi preparerò una ricetta siciliana. Io sono napoletana, vivo in Sicilia da 20 anni e ho deciso oggi di cucinare la carne alla pizzaiola. C'è un modo completamente diverso da quello che solitamente conosciamo a Napoli, anche perché sia per farla al rosso sia per farla alla pizzaiola viene utilizzato un ingrediente che la rende molto ma molto morbida. Ora vi faccio vedere subito quelli che sono gli ingredienti e il procedimento. Allora, ecco gli ingredienti. Abbiamo la mollica, che viene chiamata così, ma non è altro che pane tostato, che viene poi frullato e condito con un po' di spezie, del parmigiano, del sale e dei semi. Olio di oliva, passato di pomodoro, ma si può utilizzare anche una rustica o del pelato, quindi a pezzettoni. Della carne adatta per fare un arrosto o una pizzaiola, ma un po' più spessa. Caciocavallo, che può essere stagionato oppure più fresco. Io aggiungo anche del parmigiano grattugiato, mandorle e origano. Ora vi faccio vedere la procedura. Appunto, aggiungiamo il parmigiano, le fette di caciocavallo, delle mandorle tritate, tostate e dell'origano. Alla fine mettiamo un po' di olio di oliva e si può infornare. Poi vi faccio vedere quello che sarà il risultato finale. E questo è il risultato finale: carne alla pizzaiola siciliana. La panatura può servire sia per farla al rosto, sia per farla così con l'aggiunta di pomodoro, caciocavallo e mandorle.